Carissimi fratelli e sorelle, una meravigliosa provvidenziale coincidenza. Oggi, questa sera, adesso, il ricordo della glorificazione di Padre Pio e la domanda che Gesù ha fatto a San Pietro, e noi l'abbiamo sentito nel Vangelo di questa domenica. Pietro, mi ami tu? Dice Sant'Agostino, la domanda fatta a San Pietro è la domanda posta da Gesù a tutti i battezzati, a tutti i credenti in Lui, a me, a te, a voi, a Sua Eminenza, che io saluto con gratitudine. Padre Pio ha dato la risposta. Ho sentito questa mattina l'omelia di Sua Eminenza nel santuario di Padre Pio, dove parlava che cos'è questo amore che dobbiamo dare a Gesù, che non è un sentimento. Oggi c'è, domani non c'è. L'amore che dobbiamo dare a Gesù è quello che ha dato Padre Pio. E Padre Pio, da dove lo ha attinto questo amore? Direttamente, bevendo alla fonte, al cuore di Gesù e di Gesù crocifisso. Perché Gesù crocifisso è tutta la rivelazione della misericordia di Dio nei nostri confronti. La verità suprema è Gesù in croce, il che significa Dio morto per noi. Dio morto per noi. Dice, ma può morire Dio? È morto nella umanità di Gesù unita a quella del Verbo di Dio. Quindi il responsabile è l'io personale di Gesù, che è quello divino. Padre Pio ha bevuto a quella fonte. Perché non vado anch'io a bere a quella fonte? Tutto il resto è pura perdita. Gettiamo le reti di notte senza prendere nulla. Eccoci Padre Pio, quanta gente raccoglie. Abbiamo visto Piazza San Pietro, clientela mondiale. Ma perché è la gratitudine del popolo di Dio. Padre Pio ha concorso con Gesù per la redenzione della umanità. E le stimmate sono il sigillo di Dio sul compito affidato a Lui e quindi la credibilità che ha avuto davanti a tutta l'umanità. Ora è per queste meraviglie operate dalla Santissima Trinità, nelle sofferenze date a Padre Pio per la conversione dei peccatori, per le meraviglie operate da Dio in Padre Pio e fondendo misericordia dal confessionale, per le meraviglie operate da Dio, per tanta bontà, amore sincero, compassione verso i malati, testimone Casa Sollievo della sofferenza, per tutte queste meraviglie di Dio, lodiamo, benediciamo, adoriamo il Signore. E domani per Fioretto faremo proprio questo, ogni tanto ci ricordiamo di Padre Pio, del suo sacrificio, delle sue sofferenze, del suo amore per i malati e diciamo ti glorifichiamo, ti benediciamo, ti lodiamo, ti adoriamo, Santissima Trinità.